Buongiorno a tutti gli utenti di Console Tribe, io sono Luca e vi do il benvenuto in questo video let's play di Battle Chaser Night War. Allora, vi ho lasciato all'intro spettacolare, bellissima, animata, con musiche meravigliose, insomma la vedeste veramente veramente bella del gioco. Adesso passiamo un pochino a farvi vedere il gameplay. Allora, questa è la mappa del mondo di gioco. Io ragazzi qui sono più o meno a metà gioco, forse anche qualcosina in più. Questo quindi è il mondo di gioco, ragazzi, il mondo si esplora con questa visuale dall'alto. Questa è la città, l'hub, da cui si può accedere ai vari negozi. Abbiamo la taverna in cui riposarsi, quindi recuperare energia e mana, in cui scegliere i membri del gruppo. In totale ci sono 6 personaggi, eccoli qui. Calibretto, insomma ci sono parti di personaggi abbastanza variegate. Voi ne potete portare solo 3 con voi. Dopo ve li descriverò brevemente. C'è poi il fabbro dove costruire l'equipaggiamento, quindi armi ed armature. L'antiquario dove creare pozioni. C'è poi, qui aspettate fatemi ricordare, c'è il bestiario dove svolgere queste missioni di caccia, che sono piccole quest secondarie in cui affrontare dei boss. L'addestramento dove poter potenziare i personaggi sbloccandogli la ultra. Questa è un'altra cosa di cui parlerò dopo. Poi c'è qui Mercury che vi permette di comprare altri libri per poi potenziare le armi e così via. E infine il venditore di manufatti che offre insomma altri potenziamenti sempre per i vostri personaggi. Quindi questo diciamo è l'hub di gioco dove organizzarsi. E poi c'è tutto il mondo da esplorare con questa bella visuale dall'alto. Ci sono poi tutta una serie di teletrasporti ovviamente per velocizzare un pochino il trasporto, diciamo, per muoversi più velocemente nel mondo di gioco. E poi adesso passiamo ai combattimenti. Vedete, sulla mappa ci sono i posti in cui si trovano i nemici. Voi potete tranquillamente aggirarli o andarci sopra. Andandoci sopra parte il combattimento, combattimento che riprende molto quello di un classico JRPG, quindi combattimenti a turni. Vedete, bisogna, interfaccia sempre abbastanza chiara, comunque la vedete, a sinistra ci sono i turni veri e propri, quindi così voi capite quando tocca un vostro personaggio o meno. Poi c'è ogni mossa che ha una certa velocità. Ci sono poi tutta una parte bassa, la salute e il mana dei vostri personaggi. C'è la barra dedicata al nemico, quindi anche lì salute del nemico. C'è la barra dell'ultra che vi farò vedere dopo. E poi in basso, sempre al centro, ci sono i comandi, quindi l'attacco, le abilità e così via. Ma le possiamo approfondire più avanti. Quindi, questo è il mondo di gioco, vi dicevo. Il gioco poi mescola elementi tipici dei JRPG a un dungeon crawler come ad esempio Diablo. Allora, il gioco è composto infatti da tutta una serie di dungeon. Ce ne sono 7-8 dungeon più o meno nel gioco. Particolarità dei dungeon è che questi vengono generati in maniera procedurale, ovvero ogni dungeon mantiene delle sue caratteristiche. Io questo dungeon già l'avevo iniziato, ragazzi, quindi cerchiamo di andare un pochino più spediti. Questo dungeon l'avevo già iniziato a livello leggendario, tra l'altro. Comunque dicevo, i dungeon vengono generati in modo procedurale. L'esplorazione, adesso vedete com'è cambiata, la visuale è più ravvicinata, proprio in stile Diablo. Quindi c'è generazione procedurale dei dungeon. I dungeon quindi però mantengono comunque le loro caratteristiche di base. Cambia un pochino la struttura della mappa, il posizionamento dei mostri. Però diciamo in generale, se una volta affrontato per la prima volta un dungeon, riaffrontandolo, gli enigmi e tutte quelle altre cose, diciamo, sono abbastanza simili tra loro. Restano abbastanza uguali perché le strutture di base sono praticamente le stesse. Cambia un pochino l'architettura delle cioè la conformazione della mappa e il posizionamento dei nemici. Però ci sono tantissimi elementi in comune. I dungeon sono per lo più esplorativi, non si combatte nei dungeon, o meglio, con questa visuale si esplora solamente. Quando poi si incontra un nemico, eccolo qua, il nemico vi viene addosso e parte il combattimento come l'avete visto prima. Ecco qui, adesso scatta il combattimento. Ragazzi, il gioco non è fluidissimo, perde un pochino qualche frame, non è ottimizzato proprio benissimo, però devo dire che essendo un gioco a turni, diciamo che non si avverte particolarmente, questi problemi insomma non sono così gravi, ecco, diciamo che
il frame rate non è una priorità, essendo comunque un gioco a turni, quindi non è che c'è bisogno di una precisione dei comandi e così via. Quindi analizziamo un pochino il combattimento. Vedete, voi potete fare una serie di azioni. Le azioni sono attacchi istantanei, quindi voi come premete il tasto il personaggio attacca. In alternativa ci sono le abilità, che ovviamente hanno bisogno di un certo periodo per un certo numero, diciamo, cioè hanno la loro velocità, diciamo, per potersi attivare. Ci sono poi le abilità ultra, che vi sto facendo vedere adesso. Questa è un'abilità ultra, avete visto a sinistra c'è questa barra dell'ultra che in pratica si ricarica mano a mano che fate danni ai nemici o lo subite, o subite danno. Queste abilità ultra praticamente permettono di scatenare, un po' come picchiaduro ragazzi, diciamo così, delle abilità davvero davvero devastanti che possono fare davvero tanti tanti danni ai nemici. Ci sono tre, la barra dell'ultra praticamente inizialmente è composta da un solo indicatore, poi l'indicatore diventa sempre più grande fino appunto ad arrivare a tre tacche. Con tre tacche praticamente potete scatenare l'attacco più forte a disposizione per ogni personaggio. Quindi ogni personaggio ha tre attacchi ultra, attacco ultra 1, 2 e 3, ovviamente più è potente l'attacco più barre dell'ultra consuma. Combattimento finito, ma adesso ne dovrebbe arrivare subito un altro. Ovviamente alla fine del combattimento ottenete soldi, oggetti, esperienza ovviamente. Questi oggetti poi possono essere utilizzati per il crafting, di questo ve ne parlerò dopo. Comunque, prima vediamo un attimo il combattimento, approfondiamo ancora di più il combattimento. Ecco qua, arriva il nemico, ci mette sempre un attimo per caricare ovviamente. Quindi dicevo, le abilità, ovviamente le abilità hanno, diciamo, una velocità differente, cioè l'abilità che si carica abbastanza velocemente, quindi come premete il tasto subito viene fatto l'attacco. In alternativa ci sono quelle abilità più lente, dove voi una volta premuto il tasto bisogna aspettare un turno, due turni per poter sferrare l'abilità. Quindi le abilità ovviamente poi cambiano, ci sono quelle offensive, ci sono le abilità di supporto. Ad esempio, parliamo un pochino dei personaggi, dato che mi trovo. Allora, abbiamo Gully, Alumon e Garrison. Alumon che è praticamente l'ultimo personaggio che si sblocca. Gully e Garrison sono quelli che praticamente ottenete all'inizio, insieme a Calibretto. Allora, Gully praticamente si può definire la vera e propria protagonista del gioco. In pratica la storia ruota proprio attorno a lei, che possiede, vedete, questi guanti enormi che praticamente le danno dei poteri davvero immensi. E quindi ci sono all'inizio del gioco, c'è Garrison che era un amico del padre, i guanti erano del padre di Gully, o Gully, no, credo Gully. I guanti erano un regalo del padre, dicevo. Intanto qui ragazzi vedete c'è un piccolo puzzle. I dungeon sono appunto esplorativi, ma presentano anche una serie di puzzle ambientali abbastanza semplici, niente di particolarmente complicato, però dando un po' di brio all'esplorazione. Dicevo, la storia, quindi Gully ha questi guanti davvero davvero potenti, e c'è Garrison, amico del padre, che la vuole aiutare insieme a Calibretto. Poi ci sono anche Red Monica e il vecchio, oddio non mi ricordo il vecchio come si chiama, mannaggia mi sono dimenticato il nome. Comunque ci sta poi un altro personaggio che insomma insieme appunto a tutti e cinque partono per questo viaggio. Però il gruppo viene attaccato, quindi si separano i personaggi. Quindi abbiamo da una parte Gully, Calibretto e Garrison che devono riunirsi a Red Monica e al vecchietto, ragazzi perdonatemi se non mi ricordo il nome adesso. E infine poi una volta che vi siete uniti con gli altri 5 personaggi arriva anche Alumon, che lo incontrerete più avanti. Questo è un altro puzzle ambientale. Intanto vedete qui dovete stare attenti a non morire, perché una di queste cose vi può uccidere, far uccidere un personaggio. La storia alla fine ragazzi è molto piacevole, niente di rivoluzionario, però devo dire è scritta abbastanza bene, devo dire. Poi è raccontata con queste tavolozze animate davvero ben fatte, doppiaggio molto bello, curato, così come le musiche, il doppiaggio in inglese. Devo dire da questo punto di vista hanno fatto un buon lavoro. Ripeto, comparto narrativo non è rivoluzionario, non è niente di particolarmente stupefacente, però si lascia godere tranquillamente. Diciamo che il cuore comunque di Battle Chaser è il gameplay. C'è anche un minigioco dedicato alla pesca, però mi sa che qua non riesco a pescare un bel nulla.
Quindi parliamo un pochino di questi personaggi. Quindi c'è Gulli che è dotata di questi enormi guantoni che può fornire. Eccoli qua. Adesso vi faccio vedere anche un pochino tutta la parte di equipaggiamento. Vedete, voi potete selezionare l'arma, le vesti, quindi l'armatura, anelli, accessori come anelli, collane, ciondoli per potenziare ulteriormente i vostri personaggi. Vedete, poi ogni oggetto vi dà una serie di potenziamenti. Potenziamenti alla salute, all'attacco, alla difesa, insomma, cose molto classiche, ragazzi, di un qualsiasi RPG. Anche qui con Garry sono la stessa cosa. Sì, questi personaggi non li avevo potenziati molto perché praticamente, ragazzi, c'era un momento in cui Garry non l'avevo lasciato, l'avevo abbandonato, nel senso che avevo utilizzato il personaggio Red Monica, però non riuscivo più a trovarmi con Red Monica e sono tornato a Garrison, quindi sono stato costretto a livellare di nuovo Garrison. Ho perso davvero un sacco di tempo, mannaggia, mannaggia. E quindi ho perso davvero una serata a far livellare Garrison dal livello 12 al livello 18 e quindi farlo andare in pari con loro. È stata una bella sudata, diciamo che il gioco vi spinge comunque anche a perdere un po' di tempo nel curare i personaggi, nel farli livellare, perché comunque il livello di difficoltà è abbastanza alto, eh. Qui poi ci sono tutti i potenziamenti, voi vedete quando aumentare di livello ottenete dei punti, questi punti poi li potete spendere in questo piccolissimo, diciamo, skill tree che vi potenzia diverse cose, dalle abilità, ma ci sono poi potenziamenti passivi e così via, come la probabilità di fare un colpo critico, e così via. Insomma, cose abbastanza tradizionali, ragazzi, per un RPG. Battle Chaser non è niente di rivoluzionario, è un bel mix di JRPG, quindi gioco di ruolo giapponese, vecchio stile, dungeon esplorativo alla Diablo. Insomma, è un mix di vecchi classici che però funziona davvero davvero bene. Il gioco è molto divertente, molto complesso comunque, non è così immediato, o meglio, è immediato, però più avanti si va e il gioco si fa abbastanza complesso, abbastanza difficile. Poi i dungeon sono molto 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 rigiocabili, sia grazie alla loro componente, grazie al già citato la già citata generazione procedurale, ma anche grazie al fatto che praticamente hanno un livello di difficoltà, potete scegliere il loro livello di difficoltà, quindi passare dal livello normale, eroico, leggendario. Il leggendario ha la particolarità che una volta morti il dungeon si resetta da capo, quindi dovete rigiocarlo dall'inizio. Ovviamente più è difficile il dungeon, più alto il livello di difficoltà, più sono tosti i nemici all'interno del dungeon e più ricche sono le ricompense. Ad esempio, io questo dungeon, ragazzi, lo sto rigiocando per la seconda volta. Questo è il livello leggendario. Lo sto rigiocando proprio perché ho bisogno di far livellare un pochino Garrison. E perché, diciamo che a un certo punto il gioco è un pochino sbilanciato, nel senso che questo dungeon a livello leggendario, vedete, è più o meno livello, tra il livello 19 e il livello 20. Mentre affrontando il dungeon successivo, a livello eroico, quindi il secondo livello di difficoltà, il livello è decisamente più alto, livello 23, quindi ho bisogno davvero di livellare un pochino i personaggi perché altrimenti non riesco proprio ad avanzare. Quindi diciamo che Airship Syndicate, il team di Joe Madureira, non è stato proprio bravissimo a bilanciare il sistema di progressione, perché poi c'è anche da sottolineare il fatto che il gioco non presenta quest secondaria, nel senso che sì, ci sono le cacce, ci sono piccole cose, però non è niente di diciamo, non ci sono le classiche quest secondarie di un qualsiasi RPG, e inoltre le quest secondarie non vi danno punti esperienza, le quest, quindi l'unico modo per ottenere esperienza è combattere, e quindi a un certo punto mi sono trovato in questo un pochino in difficoltà e sono stato costretto appunto a rigiocarmi questo dungeon per acquisire un po' più di esperienza. Altra piccola cosa che mi ero scordato di sottolineare, sto facendo un bel miscuglio, lo so ragazzi, devo parlare ancora dei personaggi, ma ve ne parlerò tra pochissimo. Altra cosa che mi ero scordato di sottolineare, il mana, vedete, è la barra blu, però c'è anche una piccola tacchetta rossa, perché cosa succede? Voi tecnicamente, teoricamente, potete avere anche del mana infinito, perché facendo gli attacchi ai nemici, le azioni classiche, quindi gli attacchi proprio semplici, quelli istantanei, ottenete dei punti sovraccarica che si vanno a raggiungere nella vostra barra del mana, quindi voi potete utilizzare quei punti poi invece di utilizzare i punti del mana.
spero di essere stato chiaro, no? Insomma, la barra del mana cresce mano a mano che voi compiere degli attacchi semplici. Quindi voi praticamente ottenete, non so, avete 20 punti sovraccarica, l'abilità richiede 20 punti mana, invece di consumare la barra del mana, utilizzare i punti sovraccarica. Questi punti sovraccarica ovviamente non sono cumulabili, ci vuole un'abilità specifica che è solo di alcuni personaggi, come ad esempio Garrison, Garrison, ad esempio, quando finisce una battaglia conserva sempre 10 punti sovraccarica se gliene sono rimasti, quindi se li porta nella battaglia successiva. Altrimenti questi punti sovraccarica vanno ogni volta caricati. Mentre, ad esempio, la barra dell'ultra è cumulabile, quindi pian piano, battaglia dopo battaglia, si ricarica col passare del tempo, insomma. Allora, parliamoci un pochino di questi personaggi. Allora, dicevo, c'è Gulli, che è appunto dotato di questi potenti guantoni, e probabilmente anche il personaggio più forte del gioco, insieme ad Alumon, secondo me. Quindi può controllare, diciamo, la terra, sferrare questi attacchi davvero davvero potenti, e inoltre può fornire anche una piccola abilità di supporto, perché può fornire scudo ai propri compagni. Quindi diciamo che è un personaggio soprattutto offensivo, che però, diciamo, non disdegna anche il supporto ai propri compagni con un po' di scudi. Garrison invece, ragazzi, è il classico spadaccino, il classico cavaliere senza macchia, quindi è un berserk, vedete, c'è anche l'abilità berserk. È un personaggio che deve solo attaccare, infatti è anche il personaggio che può accumulare più punti sovraccarica con ogni attacco. Di solito i punti sovraccarica per ogni attacco semplice sono 10, però con Garrison sono tra i 15 e i 20, dipende da quale attacco istantaneo fate. Quindi Garrison classico spadaccino, vabbè, quindi non ha particolari abilità di supporto. Sì, magari può utilizzare ad esempio la rabbia per potenziare l'attacco suo e dei propri compagni, però alla fine, ragazzi, non è un personaggio di supporto alla fine. E infine, l'altro personaggio che ho in questo party è Alumon, che in pratica è una sorta, diciamo, cavaliere incantatore, nel senso che ha delle abilità offensive, ma anche davvero molte abilità di supporto per i propri compagni, perché può fornire loro energie, salute, grazie alla magia del sangue. Quindi, diciamo, ragazzi, è armato di scudo e mazza chiodata, una sorta di frusta, anzi, in stile Castlevania, ecco, per intenderci. Però, appunto, oltre a poter attaccare, ha delle abilità davvero potenti, tipo questa che gli toglie 1000 punti salute ai propri avversari, consumando però un pochino della propria salute, un 50 DPS, se non mi sbaglio, toglie 50 punti salute. Quindi un personaggio d'attacco sì, ma anche di supporto. Infatti io mi sono messo, vedete, l'assaltatore, proprio il cavaliere come Garrison. Mi sono messo poi Gulli, che è anche lui un bel personaggio offensivo, però c'è Alumon poi a supportarli con salute e compagnia bella. Può anche resuscitare i nemici, i compagni, scusatemi, Alumon. Ci sono poi Red Monica, che è paragonabile a una ladra. La classica ladra, quindi molto veloce, può diventare invisibile, quindi i nemici non la possono colpire. Però secondo me io non mi trovo molto bene con Red Monica, perché ha poca salute, e quindi bisogna puntare tutto sulle schivate, bisogna aumentare la rapidità del personaggio, e sono cose che io non prediligo tantissimo, preferisco più un approccio diretto. C'è poi Calibretto, che è un enorme robottone, diciamo, un enorme robottone o gargoyle. Una via di mezzo, anzi. Te, non vi fate ingannare però dal suo aspetto così grosso, perché lui è un personaggio proprio di supporto. Fornisce davvero tante cure ai propri compagni. E infine c'è, oddio, non mi ricordo il nome del vecchietto, vabbè, oggi proprio non è giornata, che è un mago, quindi tante abilità offensive, può giocare molto col fuoco, col ghiaccio, altre magie di stregoneria, ma anche qualche abilità di supporto, quindi energia, salute ai propri compagni e così via. Piccola nota che mi stavo quasi per dimenticare, ragazzi: le ultra vanno sbloccate. Quindi all'inizio avete la ultra 1, poi la ultra 2. Per sbloccare la ultra 3 dovete completare una precisa missione che vi viene data, appunto, dove c'è il bestiario che vi ho fatto vedere all'inizio del gioco. Qui anche qui c'è un piccolo puzzle ambientale, ragazzi. Comunque niente sempre di troppo complicato, tutto abbastanza semplice. Che non va, già, ma che non vi impedisce, insomma, di rimanere bloccati. A me non mi è mai capitato.
L'unico paio di volte in cui sono rimasto bloccato è perché non avevo visto l'interruttore, però alla fine basta un occhio attento e si trova subito. Quindi io credo di essere stato abbastanza esaustivo su Battle Chaser. Il video è ancora abbastanza lungo, ragazzi, lo so, di solito mi mantengo sotto i 20 minuti, però ho voluto essere. Mi sono voluto tenere un po' più lungo perché volevo farvi vedere un dungeon completo. Considerare questo a livello leggendario, come vi dicevo. C'è anche la mappa, si può selezionare. In questo anche qui piccolo, un altro piccolo puzzle ambientale. Dicevo, vi ho fatto vedere un intero dungeon. L'ho tagliuzzato qui e là, però davvero ho cercato di mantenerlo quanto più intero possibile. Questo dungeon mi è durato all'incirca un'oretta, un'oretta e qualcosa. Io, e questa era la mia seconda partita in questo dungeon, l'avevo già giocato una volta. Quindi diciamo che il gioco vi terrà. Vi può tenere impegnato davvero tante ore. A me mi sta tenendo impegnato per il fatto che appunto ho rallentato per Garrison, che l'avevo un pochino abbandonato. Mi sta tenendo davvero impegnato per decine e decine di ore di gioco. Ho perso anche il conto. Forse il gioco poi me lo tiene segnato. Se non mi sbaglio, sono una trentina di ore più o meno. Ma secondo me, ecco, se non fate il mio errore, forse lo riuscirò a completare anche. Riuscirò a rimanere anche un pochino più bassi. Comunque è molto longevo, molto rigiocabile, come vi dicevo. Il gameplay a me piace tantissimo. Questo mix di dungeon e JRPG vecchio stile mi fa impazzire. Sono poi quei giochi che non si vedono più tanto spesso. Ormai i JRPG a turni, insomma, sono spariti. Ormai solamente dal mondo indie li possiamo vedere, quindi fa sempre piacere rivederli. Poi artisticamente, ragazzi, voi lo vedete, è un qualcosa di veramente veramente meraviglioso. Joe Madureira, creatore di Darksiders, fumettista, e tra l'altro il gioco è tratto proprio da un fumetto omonimo, finanziato su Kickstarter. La storia la sappiamo molto. Io ve ne ho parlato anche qualche mese fa perché sono stato a Londra a provarlo, dove ho conosciuto anche Joe Madureira. Mi sono fatto una foto con lui, io ci ho fatto anche una chiacchierata col caro Joe Madureira. Lui insomma mi diceva che volevano fare un gioco come questo, quindi un mix tra JRPG e dungeon, perché volevano fare qualcosa di diverso dal solito action alla Darksiders, per intenderci. Soprattutto volevano partire con un progetto più piccolo per poi chissà magari crescere e dedicarsi ad altri progetti molto più anche diciamo un po' più dispendiosi a livello di risorse, perché sicuramente un JRPG è più semplice, un JRPG a turno è più semplice da fare rispetto a un action super dinamico, frenetico, come lo era ad esempio la serie Darksiders. Comunque artisticamente, ragazzi, è veramente veramente bello, cioè personaggi creati con cura, ci sono poi durante i caricamenti gli artwork del gioco veramente belli, super ispirato quindi a livello artistico, e i personaggi, poi i nemici, sia i personaggi, il character design in generale è davvero ispirato. Forse l'unica cosa che un pochino gli critico è che nella prima parte del gioco i nemici tendono a essere un pochino troppo simili tra loro. Sì, ci sta ci sono alcuni nemici ad esempio che mantengono la loro base, diciamo c'è lo slime che è la classica melma verde, che poi presenta una serie di alternative, quella di ghiaccio, di fuoco, quella blu, non mi ricordo, ce ne sono di diverso tipo, insomma, quella più grossa, quella più piccola. Però insomma, alcuni nemici tendono un pochino a ripetersi. È anche vero però, ragazzi, che ci sto giocando davvero tantissime ore a sto gioco, quindi probabilmente, diciamo, anzi, senza il probabilmente, che se c'è un pochino di senso di ripetitività è anche normale, perché comunque è un gioco abbastanza lungo. E può capitare, insomma, con questo tipo di produzioni. Quindi a me il gameplay piace tantissimo. L'unica critica che gli faccio è, anzi, le poche critiche che gli faccio è al sistema di quest, ripeto, perché magari era più carino fare un bel sistema di quest di quelli corposi come troviamo in qualsiasi RPG. Invece qui c'è davvero poca roba. E poi un pochino il sistema di crafting, che è un po' macchinoso, perché ad esempio se volete creare una pozione, anzi avete bisogno di 10 pozioni, non potete crearle tutte assieme. Qui intanto abbiamo raccolto la mappa del mondo, la mappa del dungeon, scusatemi. Diciamo, le pozioni non potete crearle 10 pozioni tutte in una volta, ma dovete crearne una alla volta, quindi a volte tenete premuto il tasto A e aspettate, insomma, che si completa il procedimento. È un pochino macchinoso in questi piccoli aspetti, però per il resto
Se riuscite a chiudere un occhio, io ve lo consiglio assolutamente. Il gioco costa, se non mi sbaglio, un 20-30 euro su PlayStation Store e Xbox Store. Se non mi sbaglio, è presente anche la versione digitale, scusatemi, retail distribuita da Koch Media. Il gioco è distribuito in tutto il mondo da THQ Nordic, che guardate un po' il caso, no? Ma THQ fallisce, poi Nordic Games, lo sappiamo, si riprende il nome di THQ, appunto cambiando nome in THQ Nordic. E Madureira torna a lavorare con loro proprio per il publishing. Il gioco è stato finanziato con Kickstarter, una bella campagna di raccolta fondi, ha avuto un buon successo. Qualcuno all'interno della nostra redazione l'ha anche finanziato, se non mi sbaglio, il nostro macchiaiolo lo ha finanziato. Lui sta aspettando però la versione Nintendo Switch, perché ecco, la versione Nintendo Switch non è ancora disponibile, uscirà prossimamente. Secondo me su Switch questo gioco spacca, perché è perfetto per la portabilità, cioè se lo giocate sulla console portatile, in versione portatile su Nintendo Switch, secondo me è meraviglioso, perché a livello artistico secondo me ne guadagna, perché comunque su uno schermo piccolo rende meglio, perché diciamo graficamente a livello proprio tecnico non è questo miracolo, il gioco punta tutto sul comparto artistico, non è paragonabile a un AAA, assolutamente no, per questo su uno schermo più piccolo secondo me ne trae assolutamente il giovamento. E poi, essendo proprio per la tipologia di gioco, questo sistema di gameplay secondo me è proprio perfetto per la portabilità, quindi a volte ecco, avete quei 10 minuti liberi, accendete Nintendo Switch e lo giocate. Si adatta molto, diciamo, a partite mordi e fuggi tipiche dei giochi portatili. Quindi, se avete Nintendo Switch, magari aspettatelo ancora qualche settimana e potrebbe essere sicuramente un bel gioco per Nintendo Switch. Comunque, su PS4 e Xbox One il gioco è comunque bello, divertente, ci tengo a ribadirlo e precisarlo. Qui vedete altri piccoli puzzle ambientali. Questa è una cosa in stile Portal. No, Portal proprio no. Però insomma, in cui si cambiano dimensioni per raggiungere un corridoio, una cassa e così via. Abbiamo raccolto anche una nuova arma per Alumon. Ma oggi è il doppione praticamente. Dovremmo essere quasi verso la fine. Dovrebbe mancare un 5 minuti più o meno. Sì, continuo a far vedere un pochino tutta la parte di equipaggiamento. Vedete, ho raccolto un po' di cose. Il problema è Garrison, ragazzi, perché Garrison a livello 19 ci soffro ancora un pochino. Mannaggia a me, mannaggia. E quindi, musiche poi, ve l'ho già detto, anche molto belle. Anzi, io non credo di avervi detto di essere stato abbastanza completo ed esaustivo, credo di non aver mancato niente. Poi se avete domande, considerazioni o altro, chiedetemi, fate insomma nei commenti. Io poi sono un grande fan di Joe Madureira, come voi sapete, se avete seguito la copertura del gioco che ho fatto a Londra, insomma, sono un gran fan di Madureira. Ecco, qui vedete ragazzi, una piccola cosa che mi ero dimenticato di dirvi prima. A un certo punto nel dungeon abbiamo aiutato un tizio che era praticamente morente. Gli abbiamo provato a fornire delle cure, però lui è morto lo stesso. Ecco, noi adesso lo abbiamo rincontrato, abbiamo rincontrato il suo spirito. Qui intanto c'è tutto il tavolo di crafting, vedete? Voi potete, è molto tradizionale, decidete l'arma da creare, potete poi cambiare, aumentare il numero di oggetti che vi servono, così magari voi potete poi creare oggetti più rari. Perché il sistema di loot, ecco, questa è una cosa che mi ero dimenticato, il sistema di loot è molto simile a Diablo, quindi ci sono oggetti comuni, rari, leggendari e così via, quindi hanno diversi colori i vari equipaggiamenti. Siamo al boss finale del dungeon, qui possiamo ripristinare il mana. Vi stavo dicendo lì, praticamente c'era una piccola micro quest, non posso, non è neanche giusto definirla così. Comunque, un tizio stava morendo, gli ho fornito le cure, però è morto lo stesso. Più avanti, lì praticamente ho incontrato il suo spirito che mi ha ringraziato dandomi una nuova cassa di loot. Vedete, ogni tanto ci sono queste tavolozze a fumetti che fanno andare avanti la storia. Ecco qua, vedete quanto sono belle, veramente, veramente, veramente belle. Una delle cose più belle del gioco, comparto artistico, a me piace davvero tutto, a parte appunto piccoli difetti anche un pochino tecnici che
i caricamenti sono un pochino eccessivi. Però si tratta, ragazzi, di piccole cose che, diciamo, non rovinano più di tanto, anzi, almeno a livello tecnico non rovinano l'esperienza. Certo, mi piacerebbe avere qualcosa di un pochino più fluido, però in generale non mi sento poi di, diciamo, fare influire troppo il comparto tecnico non ottimizzato al meglio nella valutazione completa. Allora, qui abbiamo il boss. Ogni dungeon ovviamente si finisce con un boss. Questo boss è un pochino particolare. Poi ogni boss ha la sua particolarità, ovviamente. Perché ad esempio, quando facciamo, quando colpiamo il boss, praticamente il danno, lui divide il danno con i suoi discepoli, diciamo così. Quindi cosa succede? Se noi dobbiamo fare 300 danni al boss, lui ne subisce solo 100 e altri 100 vanno ai suoi compagni. Quindi cosa bisogna fare? Per massimizzare il danno su di lui, dobbiamo prima di tutto colpire i suoi discepoli, i suoi compari lì. Una volta eliminati possiamo massimizzare i danni su di lui. Però adesso io cosa faccio? Gli metto con Garrison, gli faccio l'attacco a fondo. Lui in questo modo subisce danno da sanguinamento. Poi voi col grilletto sinistro LT o L2 su PS4, Xbox One, insomma dipende, potete vedere i buff, potenziamenti e così via, che passivi che hanno i vari personaggi. Ad esempio in questo caso Aluman adesso ha i danni da ustione, quest'altro vedete danni da sanguinamento, che faccio tutte e tre, roba di niente, però insomma magari accumulandosi posso fare, a lungo andare posso fare bene. Ad esempio adesso con Alumon aumento la rapidità dei miei personaggi, così posso fare attacchi più veloci, più frequenti soprattutto. Ecco, il boss però fa un bel po' di danni. Poi voi, io adesso con questi tre personaggi sono riuscito a raggiungere una certa, diciamo che mi sono abituato, ho capito come sfruttarli al meglio, quindi c'è anche un certo studio sui personaggi, abbastanza importante. Io ad esempio qui ho fatto un piccolo errore, perché magari potevo uccidere già un personaggio, un nemico, però vabbè, adesso abbiamo due attacchi di seguito, quindi li possiamo eliminare tranquillamente. Ecco qua, e uno è andato, adesso dovremmo eliminare anche il secondo. Vedi, io continuo ad ottenere sovraccarica facendo gli attacchi semplici, poi quella sovraccarica la utilizzo per utilizzare le abilità più potenti. Ecco qui, ad esempio con lui utilizziamo l'abilità Berserk o Lama Furiosa, non so, dipende. No, questa era l'abilità Lama Furiosa. Ecco, Lama Furiosa è sempre un'abilità che consuma i punti sovraccarica in toto, nel senso che più punti sovraccarica avete, più danni fai ai nemici. Quindi bisogna anche gestirla molto bene tutta questa cosa. Adesso Garrison sta per morire, maledetto. Maledetto boss. Si vede che lui è un pochino più debole. Il mio consiglio, ragazzi, è di affrontare un dungeon dovete avere il livello di difficoltà, cioè l'abilità, il livello di esperienza dei vostri personaggi più alto dei nemici, altrimenti il dungeon si fa abbastanza complicato. Adesso no, non mi conviene utilizzare l'ultra per lui. Io ad esempio qui non ve l'ho fatto vedere, ho fatto un pochino di tagli qui e là per rendere il video quanto più fluido possibile, però io ogni tanto tornavo, uscivo dal dungeon, mi andavo a caricare la salute presso l'hub che vi ho fatto vedere all'inizio, presso la taverna, e riprendevo il dungeon dove l'avevo interrotto, perché non avevo più pozioni, insomma. Alcune volte, lo ammetto, sono anch'io che mi vado a complicare un pochino le cose, però adesso c'ho un po' più di soldi, d'ora in avanti dovrei essere un pochino più veloce nell'affrontare il dungeon. Comunque il boss è andato, si vede che a questo giro i miei personaggi avevano un livello più alto, perché in passato ho avuto molta più difficoltà a completare questo dungeon. L'avevo messo a livello normale, pensate voi, a livello normale, pure il livello 18 se non mi sbaglio il dungeon, a livello eroico 19, leggendario poi c'è la cosa che in caso di morte si azzera tutto. Va bene ragazzi, vi ho fatto vedere un dungeon completo, adesso ci danno anche la nostra ricompensa, che è una cassa loot leggendaria. Scusatemi, sono stato molto prolisso, però ho voluto essere quanto più esaustivo possibile, ho voluto farvi vedere quante più cose possibile su Battle Chaser Night War.
Se il video vi è piaciuto, non lasciate un like. In questi giorni arriverà anche la recensione. Sono un po' lungo coi tempi, ma il gioco davvero mi sta tenendo impegnato più del previsto. Per questo motivo voglio essere quanto più sicuro possibile il mio voto. Voi lo sapete, su queste cose voglio essere sempre molto onesto e schietto con voi. Ecco qui la cassa del loot leggendario. Quindi, se avete domande da farmi, scrivete nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Venite a trovare anche sul sito. Insomma, le solite cose, iscrivetevi al canale e così via. Con questo è tutto con Battle Chaser Network. Noi ci vediamo in settimana, ci saranno diverse cose, c'è South Park e molto molto altro ancora. Ci saranno nuovi episodi di Red Dead Redemption. Insomma, grazie a tutti per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!